professore, quali sono gli esami clinici più importanti per fare la diagnosi della sensibilità chimica multipla? Quelli standard? Allora, sicuramente accanto ad una valutazione di tipo allergologico classica, che poi purtroppo a volte rimane la sola, l'unica, vanno fatte le valutazioni genetiche e dal mio punto di vista anche incominciare a pensare a far entrare nella routine anche alcune valutazioni epigenetiche, perché la patologia effettivamente si correla con l'ambiente. Lo dimostra il fatto che la maggior parte dei malati è presente nelle aree più inquinate, nelle grandi città, nelle aree industriali, nelle aree agricole coltivate, mentre ad esempio sull'arco alpino oltre una certa quota non c'è nessun caso, per quello che almeno è la mia esperienza. Quindi valutare se gli enzimi detossicanti, gli enzimi della fase 1 e 2, con particolare riferimento a quelli implicati nella metabolizzazione xenobiotica e nella metabolizzazione dei radicali liberi, cioè nella metabolizzazione delle sostanze tossiche, per dirlo in termini più semplici, e nella metabolizzazione di quelle altre sostanze che a causa delle sostanze tossiche si sviluppano nel contesto del metabolismo cellulare e interferiscono con lo stesso. Tenendo conto che peraltro la sensibilità chimica sembra essere una patologia fortemente influenzata da meccanismi neurogenici, meccanismi di infiammazione neurogenica che poi giustificherebbero anche l'immediatezza di tali sintomi, lo sviluppo così veloce di sintomi che si sviluppano, che si manifestano anche per la semplice percezione olfattiva. Ad esempio ci sono delle ipotesi descritte dalla dottoressa Ziem e dal professor Pall che indicano nello sviluppo dei neurotrasmettitori eccitatori e del ciclo dell'ossido nitrico uno dei meccanismi che potrebbe essere preso in considerazione. In effetti ultimamente stiamo anche valutando i polimorfismi dell'enzima ossido nitrico sintetasi, che è coinvolto più frequentemente di quanto potessimo immaginare. Ci possiamo chiedere cosa sono i polimorfismi che spesso vengono associati a questa malattia? I polimorfismi sono le variazioni della struttura dei geni, per gene intendendo quei pezzi, diciamo così, di DNA deputati alla produzione dei relativi enzimi. Siccome siamo tutti diversi, abbiamo delle strutture tutte diverse, ma che genericamente coincidono in una condizione funzionale più o meno accettabile, pur essendoci delle diversità quindi nella struttura del DNA e di questi geni in particolare, noi possiamo avere a che fare comunque con una funzione più che accettabile. Esistono però delle situazioni che implicano una riduzione significativa della funzione, quindi delle mutazioni della forma, dei polimorfismi intesi in senso negativo, che implicano una riduzione di attività dell'enzima. Allora, se il soggetto, se ci riferiamo agli enzimi deputati alla detossicazione, se il soggetto si trova in un ambiente relativamente sano, questi polimorfismi non danno particolare segno di loro. Viceversa, se il soggetto si trova in una normale città, sarà fortemente a rischio di sviluppare sintomi. Questi sintomi poi, vorrei precisarlo, se è vero che nella sensibilità chimica sono esacerbati da meccanismi neurogenici dell'infiammazione, che da un certo punto di vista potremmo anche interpretare come un tentativo di proteggere l'individuo dalla tossicità, è anche vero che invece si manifestano, pur non avendo la sensibilità chimica, in chi comunque può avere certi polimorfismi, ma non essendo protetto, per così dire, dall'ipersensibilità, sviluppa comunque una sintomatologia che va come minimo dalla fatica cronica, che come sintomo noi ormai riscontriamo, semplicemente come sintomo, ben oltre il 55-60% della popolazione. Cioè, se noi chiediamo a random alle persone che vengono in ambulatorio per diversi motivi, anche per motivi molto distanti alla sensibilità chimica, se tra i sintomi esiste una certa condizione di astenia, di fiacchezza, 6 persone su 10 ci dicono di sì, e alcuni di queste ce lo indicano come sintomo anche
molto significativo, visto che il risvolto principale, uno dei risvolti principali, è l'interferenza che questa situazione ha sulla produzione di ATP, cioè sulla produzione dell'energia cellulare. E si può dosare l'ATP? L'ATP si può dosare, anche se il dosaggio di certe molecole che hanno un turnover metabolico così veloce ha un significato relativo, nel senso che dovremmo acquisire modalità che ci consentano di dosarlo più volte nell'arco di un tempo standard, in modo da avere il trend di variazione, o anche dosarlo dopo uno stimolo, per esempio vedere se l'esposizione ad uno stimolo olfattivo negativo produca con il meccanismo suddetto un abbassamento dei livelli dell'ATP, così come per esempio accade invece nella PET-TAC, che è un'indagine funzionale che ci consente di vedere se il cervello, che è molto avido di glucosio, assume questo glucosio e lo distribuisce in modo omogeneo, oppure se si sviluppa una disomogenizzazione della distribuzione, come accade quando noi facciamo sniffare ai pazienti determinate sostanze anche gradevoli, a dimostrazione del meccanismo e ad onta di chi dice che la malattia sia psichiatrica, perché è un'effettiva dimostrazione di neurotossicità questa. Contestualmente potrebbe essere interessante fare dei test dinamici che ci consentano di verificare l'abbassamento del livello di ATP nel contesto di una condizione di esposizione. Questi erano anche gli aspetti genetici, ma quelli epigenetici, che cosa sono e come si dimostrano? Allora, qui entriamo nel vivo del problema, perché fondamentalmente l'ambiente produce su di noi dei danni attraverso un meccanismo epigenetico. Tanto per fare un esempio, se parlando di genetica deduciamo la funzione di un enzima partendo dalla struttura del DNA e stabiliamo che l'enzima funziona se il suo gene è normale oppure che non funziona se il gene è mutato. Tuttavia, le sostanze con cui abbiamo a che fare, di vario genere, dai metalli pesanti ai pesticidi, ai derivati del petrolio, comunque del benzene, alle resine epossidiche e quant'altro, possono arrivare a superare la membrana cellulare e a prendere, contrarre legame diretto con le proteine, con il DNA, interferendo quindi con la funzione dell'enzima, sia attraverso il legame diretto con l'enzima o attraverso un legame con il DNA che interferisca con la trascrizione del suo relativo gene. Ecco perché parliamo di meccanismo epigenetico. Questi meccanismi si esplicano attraverso dei legami chimici particolari, e la cosa più importante da sapere è che l'interferenza non si circoscrive al soggetto che la sta subendo, ma il soggetto la può addirittura trasferire alla prole, la può trasferire ai figli, perché le alterazioni epigenetiche presenti nella cellula uovo, nel DNA della cellula uovo e nel DNA dello spermatozoo, possono essere trasferiti ai figli, e questi ultimi possono patire quindi la disfunzione di un enzima non dovuta ad un polimorfismo del gene, una mutazione del gene, ma dovuta al fatto che c'è qualcosa di appiccicato sopra a causa di una prolungata esposizione, per esempio. Questi sono esperienze, ad esempio, che noi troviamo in particolare in soggetti che abbiano sviluppato o meno la sensibilità chimica anche per motivazioni di esposizione professionale. Tra questi molto spesso abbiamo a che fare con chi si occupa di restauro, per esempio, che ha a che fare con vernici, solventi, eccetera. O anche ci sono molte persone che fanno i parrucchieri o le parrucchiere, che hanno a che fare quindi con coloranti o in parte con solventi. E le categorie professionali poi si selezionano, perché effettivamente determinate categorie professionali poi, essendo più esposte, hanno danni epigenetici più importanti. E con questi nuovi test si riesce a capire qual è la sostanza che ha causato il danno epigenetico? Con questi nuovi test si riesce a capire qual è la sostanza che ha causato il danno epigenetico, che può andare da sostanze a cui siamo stati esposti dal punto di vista professionale, o anche sostanze a cui siamo esposti a lungo nella nostra vita, magari in piccola quantità, che può essere un detersivo o un metallo pesante in bocca,
presente in otturazioni in amalgama o altre sostanze che magari hanno invece una incisività e possono entrare nel DNA perché esiste una alterazione della membrana cellulare che riesce ad essere più permeabile a causa di una, per esempio, alterata distribuzione nelle percentuali degli acidi grassi che la compongono. Sarebbe bello se queste indagini potessero essere gestite da noi, dal momento che per ora non siamo in grado, non perché non siamo in grado, semplicemente perché non ci mettono nelle condizioni di poterle fare, perché poi oggettivamente sono indagini relativamente semplici da gestire, con un grosso impatto sul piano clinico e forse ancora più grosso sul piano medico-legale. Lo dimostra il fatto, per esempio, che il collega Rao ne fa un utilizzo così concreto, giustamente perché lo mette nelle condizioni di entrare operativamente in conflitto con chi è banalmente detrattore della sensibilità chimica, definendola una malattia psichiatrica, oppure ancora peggio dicendo non esiste, o ancora peggio definendola una patologia utilizzando termini impropri e che poi non consentono al paziente di potersi avvalere di questa situazione, tipo il vecchio termine intolleranza ambientale idiopatica, dove idiopatico vuol dire senza causa, mentre la patologia ha delle cause ben precise che possono essere constatate. Ci sono invece purtroppo colleghi, anche colleghi che gestiscono il problema in altre regioni, che si permettono anche di dire che cosa c'entra l'MCS con la genetica, e questo lascia piuttosto interdetti, perché è un elemento fondamentale la correlazione che esiste tra lo sviluppo della patologia e le caratteristiche genetiche e epigenetiche dell'individuo, altrimenti non avremmo tali polimorfismi così spiccati, così presenti in tali percentuali nei malati e in percentuali molto più basse nei non malati. Ci sono delle differenze oggettive che dimostrano la grande influenza dello status genetico di base. Nella nostra associazione noi vediamo sempre più spesso famiglie malate, con uno o due genitori malati e anche figli. Quindi questo potrebbe essere dovuto sia a meccanismi genetici o epigenetici, cioè, ma anche ambientali, perché condividono lo stesso ambiente. Assolutamente, proprio perché condividono lo stesso ambiente. Questo è vero, è anche mia esperienza, non solo, è anche mia esperienza l'evidenza di quanto poi l'ambiente influisca, perché esistono casi di famiglie di malati, in particolare madre e figli, che avendo sviluppato la patologia nella città inquinata, hanno avuto una regressione della maggior parte dei sintomi, pur con i supporti terapeutici, ma l'hanno avuta proprio nel momento in cui sono andati ad abitare in alta montagna in Val d'Aosta, passando da una città inquinata del Piemonte alla Val d'Aosta sopra i 1500 metri. Regressione della sintomatologia. Allora, se fosse, non è ironia, ma insomma è una riflessione concreta, come mai queste sindromi definite psicotiche o comunque di origine psichica poi cambiano a seconda del tipo di ambiente? È possibile che esista una epidemia di queste malattie psichiatriche proprio negli ambienti inquinati? E come mai i pazienti che hanno questa patologia non presentano delle caratteristiche psichiatriche che possano essere definite tali da far pensare che il disturbo psichico sia precedente allo sviluppo della patologia, mentre invece presentano delle manifestazioni di tipo psichico a causa della patologia, cioè a causa della infiammazione neurogenica che consegue la patologia? Quindi esiste una differenza. Peraltro ultimamente abbiamo constatato che i polimorfismi di cui sopra nei pazienti con la sensibilità chimica, paragonati a un gruppo di pazienti psichiatrici veri e propri, esperienza fatta in collaborazione proprio col professor Simaco del Sant'Andrea, hanno dimostrato una grande differenza. I pazienti con la sensibilità chimica hanno questi polimorfismi dei citocromi, in particolare in percentuali molto più elevate rispetto ai pazienti psichiatrici, che hanno un polimorfismo in percentuali molto meno elevate. Parliamo del 5-6% negli psichiatrici e del 67-70% nei pazienti con la sensibilità chimica. Quindi una differenza che dire statisticamente significativa è poco, insomma.
Per quanto riguarda patologie affini come l'elettrosensibilità, sì. Anche in quel caso si possono fare dei test innovativi di carattere epigenetico che vanno a vedere il meccanismo della malattia? Direi di sì, l'elettrosensibilità è un altro grosso problema perché l'inquinamento elettromagnetico è pari se non maggiore di quello chimico, soprattutto in determinate situazioni. La dimostrazione dell'elettrosensibilità, a parte il fatto che esiste in letteratura già materiale che ci consente di constatare come determinate esposizioni attraverso un meccanismo epigenetico interferiscano con l'espressione di certi geni, in questo studio siamo stati molto aiutati dal professor Carlo Ventura, riesce a staminalizzare i fibroblasti attraverso stimoli elettromagnetici nell'ordine delle ELF, cioè delle extremely low frequency, a cui siamo frequentemente esposti, che sono in grado di overesprimere determinati geni e di ipoesprimere altri geni. Il che dimostra che l'inquinamento elettromagnetico può avere una manifestazione concreta proprio a livello genetico attraverso l'espressione maggiore di certi geni e l'espressione minore di altri. Questo ce lo dimostra anche un test che ci consente di verificare se, prendendo ad esempio i linfociti come cellula di riferimento, se i flussi di calcio che in presenza di determinate sostanze tossiche dall'esterno della cellula entrano all'interno della cellula, se i flussi di calcio aumentano ulteriormente se tutto ciò, se questa esposizione avviene in presenza di un campo magnetico, perché le cellule hanno una differenza di potenziale di transmembrana, sono caricate positivamente all'esterno e negativamente all'interno per favorire gli scambi di informazioni. Quando qualcosa le interferisce, questa è più difficile per loro mantenere questa differenza di potenziale e i potenziali tendono a pareggiare attraverso l'ingresso di calcio verso l'interno. E allora quanto più è alto il calcio che entra, tanto quanto maggiore il calcio che entra, tanto maggiore si può definire la tossicità. Bene, noi abbiamo potuto constatare che questi flussi di calcio, valutati in presenza di determinate sostanze tossiche, aumentano ulteriormente se il sistema sperimentale viene esposto a determinati campi magnetici. Questo significa che un paziente elettrosensibile comunque dovrebbe stare attento a non esporsi ulteriormente a campi elettromagnetici? Assolutamente sì, perché comunque sappiamo che come minimo l'esposizione elettromagnetica accentua la tossicità chimica, oltre ad operare in termini epigenetici specifici. Quindi le due patologie in qualche modo potrebbero essere correlate? Assolutamente correlate. Io ho potuto constatare negli anni quanto molto spesso i pazienti con la sensibilità chimica inizino a sviluppare anche sensibilità elettromagnetica e in parte anche viceversa. Bene. Grazie.